Mick Jagger, Keith Richard, Bill Wyman, Charlie Watts and Brian Jones were starting their Australian tour. 26 luglio 1943 nasce a Dartford, in Inghilterra, la leggenda del rock internazionale. 75 anni di vita spesa al massimo. È il suo sodalizio con Keith Richards a dar vita ad una band tra le più significative e seguite della storia della musica, i Rolling Stones, l'altra faccia dei Beatles, quella più ribelle e trasgressiva, che ha spostato l'attenzione sull'equazione sesso, droga e rock and roll. L'eterno ragazzo del rock ha sempre fatto parlare di sé, anche come gran donnaiolo nel suo sterminato carnet. Ha una posizione di spicco anche l'ex First Lady di Francia, Carla Bruni, un carnet sempre ricco fino ad oggi. In una vecchia intervista del 1968 aveva dichiarato che il momento migliore per scrivere, immergersi in ciò che si scrive, è proprio il momento subito successivo a un concerto. La produzione massima la raggiunse infatti con 12 canzoni scritte in 2 settimane di tour. Dai momenti più creativi fino a quelli più attuali, più polemici, durante il suo concerto a Varsavia dell'8 luglio ha espresso la sua posizione contro il recente provvedimento che mette la morsa ai giudici in Polonia. Lo ha fatto a modo suo, ma quelle poche parole hanno poi invaso tutti i media, scatenando proteste e polemiche. Con gli altri membri della band, Jagger sforna successi diventati dei classici, Satisfaction, Sympathy for the Devil, con i quali ha conquistato migliaia di fan. On the red carpet.